Ragazze e ragazzi, eccoci qui su Baldur's Gate 3. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Stiamo per andare a combattere contro Gortash. Abbiamo sconfitto Orin. Abbiamo sconfitto il mago lì, necromante, carcame, non morto, eccetera. Per quanto riguarda le missioni attive, ormai ne sono rimaste veramente poche. Anzi, praticamente due, se vogliamo. Cioè quella di sconfiggere il cervello antico e sconfiggere Gortash. E andiamo. Avevo fatto già un riposo breve. Nel combattimento del necromante carcame non ho usato troppi slot incantesimo, ne ho usati più io, più che altro, più che cuore scuro, e andiamo un po', perché secondo me qua succede, qua mi stanno aspettando, qua, guardali qua, poi dà già il comando attacca, vedi, secondo me avanziamo così, senza paura. Sentinella d'acciaio. Non l'ha fatto neanche vedere. Vabbè. Eh sì, ci stanno aspettando, sì. Però saranno tutti umani, quindi va bene. Cioè va bene, ma non va bene, insomma. Anche se... Gortash dov'è che si trovava? Mi pare di qua. Nel suo ufficio, credo. Vabbè, comunque. Astario si posiziona qui. Sì. E attacca. Questo qua mi sa che è il mago. E l'abbiamo eliminato. Il mago. Ok. Perfetto. E l'Aezel mi va. No. Mi avanza un po'. Toh. Così, vabbè, muso duro, avanziamo e attacchiamo così. Colpo critico. Vai. Ok. Aia. Tocca a me e andiamo su di lui, dai. Try me. No. Vai. Eliminato. E avanziamo ancora un po'. Ma io l'avevo... Scusa, io questo l'ho usato per recuperare... Sì, sono sicuro di averlo usato. Perché è ancora attivo? Non capisco. Allora, boh, ne recupero un altro. Perché io ero vuoto qua. Mi ricordo che ero vuoto. Boh. Non lo so. E vai, facciamo così. Facciamo la nostra solita oscurità, che ormai è il nostro cavallo di battaglia per cuore scuro. Così questi li costringo ad avanzare. Ok. Addirittura mi ha preso attraverso... Ah, sì. Astarion, direi che hai vantaggio. Mizza, era mancato. Facciamo colpo accurato, allora. No, scusa, colpo accurato. Ah, ottieni vantaggio al tuo prossimo tiro per contro un bersaglio. Quindi, ok, devo selezionare il bersaglio. Allora, top. Ok. Però magari... Ah sì, colpo accurato vale anche per gli alleati, quindi meglio. Colpo critico, ma è andato. Avanziamo. Ok. Qui
Ok, non possiamo. Ok, mi attento sempre perché. Per essere sicuro di ricordarmi giusto, comunque. Memoria non è infallibile. E andiamo. Però noi non siamo accecati, però fa niente, ok. E no, basta. Non possiamo arrivare fino lì, no, basta. Scatto, scatto. Ok. Tocca questo. Affascinato. Che qua arrivano tutti, arrivano tutti. Con Astarion direi che facciamo scatto. Magari fa. No, così. Così. Movimento non sufficiente. Così non vede. E allora niente. Questi qua. Ma non puoi sparare, infatti. Infatti, vai, becchiamolo. E tre. Ok. Tocca questi qua di qua. Ma io non volevo andare di qua, però vabbè. E avanziamo così. Che vengano loro da noi, però. Ho evocato un elementare del fuoco. Tocca a me. Io intanto piano piano recupero un po' di vita. Death won't take me yet. Ok. Aia. Ah, c'è contrattacco questa qui. Ti spingo. Un po' così. Ecco. Bloccato. Salto. Allora, cuore scuro, mi fai. Ma per loro vale la pena solo attaccare normalmente, dai. Okay. Tocca ad Astario. Direi che se ne esce da qui. Mi becca chi? Pugnoriona. Questo qui, dai. Vai, colpo critico. Ottimo, direi. E non ci arriva. E allora fa, sta nascosto. Tocca. Indomito, ma è blocco. Ok. Oh, si è teletrasportato qui. Ah, mi tira 102. Ma se noi uccidiamo tipo lui. O lei, no, lei, ma lei mi sa. Forse muore anche l'elementale, boh. Comunque, noi abbiamo sulla strada. Oppure, facciamo così. Così. Olè, proprio quello che volevo. No. Eh sì, infatti. Infatti. Ah, basta, sì. Ok. Ok, dai, becchiamo questa. Vai.
Non vedono la devastazione che stiamo, esercitando. Potrebbero anche arrendersi, tipo aiuto, aiuto. Chiave del forziere di Drebin. Oh, 300 monete, pane stantio. Libretto, forziere di Oriona. Aspetta, perché sono qui. Vabbè, tanto che me frega, questi mi hanno attaccato. Scusa, niente. Ah, qua non si può. Salsiccia. Bafano. Non si può riposare. Non si può andare all'accampamento. Fammi vedere la sentinella. Ferro infernale, manda all'accampamento. Forziere. Ok. Una strage, una strage. Ah, questa. Ma questa è morta così. Ok. Vediamo i loro forzieri. What's in here? Biglietto. Ruba i tuoi compagni, vergognati. Se noi puni fiammanti non possiamo fidarci l'uno dell'altro, non abbiamo alcuna possibilità contro i nostri nemici. Ah, orso di pezza. Prendi, manda Stanio, prendi tutto. Ruba, aggiunge la mercanzia. Astario e Astario. Ok. Ah, aspetta. Careful, I'm blind. Scassina. Let's crack it open. 20. No time to rest. Inizia a 20 per 52 monete. Ok. Allora, qua avevo già guardato, anche se vabbè era tutto rosso, ed è tutto rosso. Ma no, io devo andare di qua. No traps, please. Ferro infernale. Ok, sala delle udienze. Sì, era su, mi pare. Ferro infernale. Qua però era pieno. Esatto. Che è? Fermi. Granata a concussione. Inceneritore. Ah, questo qui. La granata. Ah, qui. E direi. Vedere. Ok. Negli uffici mi pare si trovava. Più su, vedi? Più su. Forse di qua. Boh, vediamo. Intanto dobbiamo spostarci di qui, direi. Anche se le bombe vanno raccogli. Ah, faccio, posso fare lancia? Lancia, sì. La lancio. No. Porca vacca, esplosa. Insomma, che male ha fatto a. Sì, vabbè. Anche a noi, cazzarola. Molto male. Pensavo di riuscire a lanciarla e evitare che esplodesse. Invece mi sa che dovevo allontanarmi e basta. E allora facciamo scatto. Vado di qua. Ok. Cuore scuro, facciamo anche l'Aiza. Allora facciamo che fa così. Che va di qua. Aspetta. Fa
cura ferite di massa di livello 5. Ah no, deve essere un invisibile, che cazzo. Ok. No, non è... Vabbè, Astarion però è l'unico sano, ok, quindi va bene. Ok. Ok, perfetto. Perfetto, insomma. Facciamo che beviamo questa. Ok. Scatto. Ora di terrore. Sì, vuoi spingermi via? Mi scusi, ma... so se fare disimpegno e poi salto, magari. Salto qui. Ok. E anche lei beve questa qui. Ah no, perché salto azione bonus, scusate. Console di ferro nuff. Ordine di beni. Questo ci ha messo qualche secondo a pensare. Io farei pensare la stessa cosa. Intanto qui c'è l'inceneritore. Magari colpisce questo. Farei tipo disimpegno e andrei qui. Sì, a stare non lo lasciamo di lì magari da solo. Spero se la cavi. Perché poi pensavo di fare la zona oscura qui in nostra difesa. E voliamo qua. Hop. Ok. E ok. Questi hanno... no. Ok. No, va bene, termina. Ma quante sentinelle avremmo dovuto affrontare? Aura di terrore. Questo. Okay. Esatto. Bravissima. 39 danni. Lui è minacciato con aura di terrore. Eventualmente questa ha svantaggio e tiri per colpire e tiri salvezza. Potrebbe. Non abbiamo svantaggio. Tipo disimpegnare e attaccare dalla distanza. Ok. No. Aspetta. No, nessuna resistenza. Beh, disciplina attacca. No, attacchiamo normalmente allora, dai. No. Così. Ah. Dai. E va bene. Cuore scuro mi fa oscurità. Ok. Perfetto. Oh, ha dominato Astarion, bastarda. Meno male che è di qui. Però sai quanti danni mi può fare Astarion? Allora sul riscaldamento per 3 turni. Devo ammazzare questa.
Qui ci becchiamo qualche danno, ma fa niente. No, 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 questa deve morire. No, a zero. Cavolo. Ah, c'è un altro. Non va bene. Qua c'è un inceneritore. Non l'avevo visto. Non l'avevo visto, però questa deve morire. E allora facciamo così. Perfetto, perfetto. Posso allontanarmi un po', eh? Però nel mentre io... Vai. Così. Becchiamo questo. Prossimo esplodere. Spero il turno dopo, però. Granata concussione. Cioè, adesso è appena arrivata, il turno dopo scoppia. Beh, vediamo. E no, non so se, non credo possa bere. Infatti. Allucinazione mortale. Cos'è che fa allucinazione mortale? Tormentata, subisce 4-40 danni psichici per turno. Non può muoversi. È a svantaggio. Non può muoversi. Cazzarola. Beh, concentrazione mortale ce l'ha questo qui. Cioè, concentrazione, allucinazione, sì. Quindi potrei andare da questo qui. Ah, ok, vale, abbiamo la nostra aura, la guarita. Però fa niente, noi siamo qui e quindi lo massacriamo, no? Mi sembra giusto. Tom. Ok. Guarda, vediamo se riesco a spingerti. Sì. Ok, lì. Così vieni ben incenerito. Ok. Allora, un'altra bomba. Due bombe. Ah, dominato ancora Stadion. Perché? Ma che cavolo? Ma scusa. Quante bombe ci sono mo adesso qui? Ma è scoppiato sto rogo. Scusa, sul riscaldamento. Ah, io pensavo che col surriscaldamento si dovesse raffreddare. Astarion è dominato, purtroppo. Ma anche là, no. No, non è dominato. Sì, ma io non posso fare... Ok. È proprio qui è andato. Ma termini il turno, ogni tanto non posso fare niente, cioè. Sta pensando. Si è bloccato. Pronto. Secondo me si è bloccato. No, dai, vi prego. Devo mica rifare. Non ho salvato prima. E non fa niente. Non so. Pronto. Oh.
Ah, ok. Ok. Boh. Si è sbloccato. Ok. Oh, però qua ci sono le bombe, non vorrei dire, ma... Fammi pensare... Dopo tocca questo... Poi tocca... Questo qua chi è? A lui... che dominava, non mi ricordo più. Ordine di Bane. Ah, questo. Allora attacchiamo questo. Vai, schiamo. Ok. Qui sarà colpo critico. Cavolo, mancato. Oh, concentrazione interrotta, però Astarion è proprio qui, porca vacca. E ha dato invisibilità a qualcuno. Vabbè. E... No. Prono. Ah, posso... Azione, no, azione, con l'azione bonus io me ne vado. Direi. No, ancora. Ma sta bomba, ma scusa, me la sto portando appresso? Cioè, non so. Che cavolo. E scusa, eh. 268 danni da tuono. Però appaiono dal nulla, io non lo so. Adescato. Porca. Ah, di nuovo. Tocca a me. Aspetta. No, questo è qua. Anzi, Astarion è lì. Astarion muore. Astarion muore sicuro. Così provoco. Ok, allora facciamo così. Sì, punizione divina a livello 3 su questo qua. E ok, bel colpo. Facciamo livello 2. Cavolo, mancato. E provo a saltare via. Provo. 5 danni, va bene. Così, ok, allucinazione mortale sparita. Mi fa piacere. Adesso questa scoppia. Finito. Bravo, vai lì. No, mi ha dominato, ma tanto Astarion rimane secco. Ah, è tornato lì. Olè. Ok, questo morto, questo morto. Noi siamo per terra. Porca vacca, chi è rimasto? Stare un 7 di vita. Adescato non può essere controllato. Vai via di lì.
Ah, però ha lanciato qualcosa. Vabbè, almeno si è spostato, dai. E aspetta, io direi, cavolo faccio? Scusa, alla fine chi è rimasto? Ah, questa scoppia poi. È rimasto questo. Aspetta che sto pensando. Perché qui è un riposo lungo, mi sa che devo farlo per forza. E no, aspetta. Quasi quasi attacco. Ok. Ancora. Bevo. E mi sposto il più possibile. Ok. Adescato ancora. Diciamo con adescato dalla mia parte, ma non posso controllarlo. Pizza, quanti danni. Ah, abbiamo resistito, ci ha spostato, però. Poi dovrebbe scoppiare questo, invece no, ancora lì. Chi tocca? Oh. Oh, mi ha fatto 13 danni. Aia. Mi è tutto tre per terra. Oh. Si attacca ancora. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Aspetta. Ma dove va? Dove va? Ma no. Siamo morti. Aspetta, Lizer. A posto? Adesso resuscitiamo tutti. Ah, lei è sopravvissuta. Aspetta. Siamo bruciati anche se dovremmo essere immuni, no? O meno resistenti. Lancia incantesimo. Olè, freschi come una rosa. Opla. Poi. Meno male ne abbiamo un bel po'. Sai com'è morto Astario. Ole. E poi tiriamo su lei. Ok. Oh dai. Insomma, questi erano, ma non erano, diciamo, tanto tosti. Solo che le bombe qua, cazzarola, davano fastidio. Beh, se faccio un riposo breve, no, non mi ricordo chi recupera tutta la vita. A uno gliel'avevo dato stabilità, forse proprio noi, non mi ricordo però. E forse però conviene. Conviene, perché gli slot ce li abbiamo praticamente quasi tutti. Dai, riposo breve. Ah no, poi alla fine no. Ma io mi ricordo che qualcuno gli avevo dato l'abilità che con riposo breve recuperava tutto. Vabbè, curiamo. Curiamo, direi. Non è che posso curare. Magari facciamo. Proviamo. Di 24 in 24. Così curiamo in maniera equilibrata. Tipo, prima lei. Lui. Ok. Ok. Poi noi stessi. Vedi, così almeno curiamo. C'è rimasta una carica. A chi la diamo? A noi. Ok. E magari.
cura 10 punti di tuo massimo punti ferita. Va bene, dai. Così va bene. E poi magari Astarion si beve questa qui. Perfetto. Laezel si beve questa qui. E Cuore Scuro si beve questa qui. A posto, dai. Con un riposo breve ce la siamo cavata, dai. Ma che strage. Io farei così. Non scoppia. Ah, robustezza. E allora... stiamo lontani, per favore. Cos'è questa? Coltre di forza micromodronica. Cos'è? Distruggiamo tutto. Qua ci sono i macchinari, a quanto pare. No. Ok. No, non lì, non lì, non lì, non lì. Dove vai? No. Ok, distruggiamo tutto, tutto, per favore. Olè. Anche qui, no, qui è esploso. Distruggiamo anche questa roba qua in alto. Non so cosa sia, ma meglio toglierla di mezzo. Ok. Never a dull moment. Vediamo se... ecco. Quindi se muoio sì, devo riattivare queste. Ok, una volta boh, non mi sembrava di essere morto, però vabbè. Così. No, never mind. Vediamo, qui c'è un po' di roba. Vabbè, prendo ovviamente roba importante, non sto lì a... questa ce l'ho già, a saccheggiare tutto, se no mi ingombro. Anche questa. Questa qui niente, niente. Ok, vabbè, adesso anche se è un crimine non me ne frega niente, direi. Ah, va, qua c'è un po' di sangue. Something good here, I hope. Spadone più uno, fetta di anguria. Ok, qui porta. Aspetta. Un barile d'olio. Ma qui avranno sterminato quelli civili, magari, no? Qui. Niente. Qui c'è una scala. Niente. Aspetta che salvo. Ok. Lista nera di Gort, Sharancha. Registro dei patria, lista nera di Gortash. Dalla scrivania di Enver Gortash. Ho bisogno di un elenco di tutti i patria che intendono assentarsi alla mia dalla mia incoronazione. E chiedo che vengano portati nei miei uffici privati il prima possibile per vedere se possono essere persuasi dei vantaggi del nuovo ordine alla nostra città. Vabbè, qui sentinella d'acciaio. Qui facevamo la collezione del ferro infernale, cioè, con tutte queste sentinelle. Manda l'accampamento.
8. Noce, arancia. Ah, qui c'è arco lungo, l'ho vista adesso. Allontaniamoci, l'inceneritore. Allontaniamoci, allontaniamoci un attimo. Ci pensi a Starion. Così. Ok. Ok. Dobbiamo andare su. No one stopped me yet. Forse di qua ci sono delle scale. Manda d'accampamento. Sì, dai, delle scale. Passaggio. Fortezza, fa vedere. Non mi sembra qua, però magari è dentro. Let's have a look. Aia. Trappole. Someone doesn't like visitors. Pure qui delle trappole. Traps. How considerate. Ok. Basta. Mito, mi sono fermato proprio un passo prima. Paure di legno. Qua ho visto barile polvere nera. Raccogli. Io quasi quasi, visto che sono qui, gli lancio addosso magari. Cioè, ne ho un sacco nel forziere. 22-34 danni. Gli lancio addosso, sì. Qua. Ordinato. Ok. C'è niente. What path lies before me? Devo entrare qui. Trap. Be cautious. Ok. Keep a blade close. Disattiva. Watch the shadows. C'è anche l'entrata qui, non so. Fa vedere qua cosa c'è. No. Fermi. Ok, dove va? devo andare avanti poco alla volta. Che a posto? Che cosa abbiamo? Niente. Tenaglie. Acqua, vabbè. Robuste. Beh, non entro. La porta principale è aperta. Easy. Ok. Allora, salvo. Entro prima io.
interesting times. Commodora Morgan Redlocks. Eccolo qua. Ha salvato anche lui. Barone. First of the Bormal patriarch family to start his own venture, Alec is the unscrupulous bastard who made their fortune in mines and vineyards. È un po' la storia di Baldur's Gate. Baldur's Gate ship captain Morgan Redlocks wed a man thrice her age. After the wedding, the groom suffered a heart attack. Redlocks converted his merchant ships into a pirate fleet. Che strano, ha avuto un attacco di cuore. Let's see. Carrick started from nothing, built a financial empire and founded the counting house. He refused to mingle with the other patriarchs, saying, they didn't want me when I was an urchin, and now they can't have me. Hmm. This is a bust of the god Bane as he first appeared to Gortash in dreams and was then described to a Rivington sculptor. Damer Maffrey, the orphan's friend, founded several orphanages in the outer city, as the lower city was no place for children, and the upper city declined to sponsor an orphanage. Founder of the Flaming Fist. Later history is kinder to him than accounts from his time, which portray him as a cruel and hard-handed mercenary commander. Mm. Il colpo di stato fallito di Valarken. Piano di influenza politica. Calice di bronzo. Piano d'azione parlamentare decade attuale. Concentra gli sforzi dei seguenti pater come indicato a seguire. Duca Dillard Portier. Sebbene Dillard Portier faccia parte del consiglio ducale, sarebbe un pessimo burattino, poiché il suo ingegno sta cedendo e la sua volontà è debole. Tuttavia è un codardo, quindi dovrebbero bastare delle minacce dirette per convincerlo a lasciare il suo posto in consiglio a favore di sua nipote, Liara Portier. Una volta catturata, la fiamma Liara sarà una potente aggiunta alla nostra rosa di patria. Lord Raelen Jannat. Gli interessi minerari della famiglia Jannat rendono Lord Raelen un obiettivo primario per la cattura banita. Raelen è scioccamente orgoglioso e ha degli affari loschi con una goblin nel piccolo Kalim Shan, il che lo rende vulnerabile al ricatto. Farebbe di tutto per evitare di essere scoperto. Chiedi a Edward Needle di pubblicare un articolo che accenna questa storia e poi lascia un biglietto anonimo molto più dettagliato nella camera da letto di Raelen, nella città alta. Dovrebbe essere sufficiente a renderlo vulnerabile. Lady Lut Linnaker. Le nostre fonti dicono che i Linnaker hanno recentemente ricevuto dei pagamenti inaspettati dal loro miniere di gemme del Tetir, denaro che potremmo utilizzare meglio di quanto faranno loro. Rapisci la nipote di Lady Ruth, Farizza Linnaker, e custodiscila nel rifugio della città alta fino a quando la nonna non soddisferà la nostra richiesta di riscatto. Comincia subito a darti da fare, Lord Gortash. Insomma, aveva dei piani tutti suoi per dominare su Baldur's Gate. Beh, il colpo di stato. Storia popolare. Ok. Ok, vabbè. E calice, vabbè. Niente, aspetta. Risalvo. E affrontiamo Gortash. I once saw value in our alliance, but you have proven most disloyal. Your actions sparked the fall of my steel watch. Whatever bargain we might have made fell with it. Uh...
alleanza. Io voglio solo la tua testa. The brain awakens. It's time I take matters into my own hands. We could have moved mountains. We could have shaken the plains. And you chose imperfection. I think I will hang your corpse in the wide. The Archduke's would-be assassin. The people will celebrate your fall and my part in it. Your bones will be a souvenir of what could have been. Now, roll over and die. Give up your life just as easily as you were ready to give up the stones. Allora, sempre fidarsi dei disonesti. Preso ispirazione. Solo lui? Sì. Vediamo. Dov'è? Ah, tradisci un'alleanza appena stretta. Sì. Beh, decisamente di Astario. Ah, uno scudo. Rivestimento di resistenza. Anche qui ci sono. Ecco perché apparivano quasi dal nulla. Ci sono i propulsori di granate. Non li avevo notati. Giù. Anche qui c'è. Ok. Propulsore di granate, però è lì. Anche qui attiva, ricarica. Non so che. Scusa. Ricarica, colta, malfunzionamento. Oh. Lui. Livello 9, umanoide. Mizzega. Però un turno rimanente. Forse perché ha quello scudo. Autorità. Devozione oscura. Essere affascinato o spaventato. Esperto di balestre. Ah, quindi lui attacca dalla distanza. Destrezza, sì. Sì. Impavido. Non può essere spaventato né affetto da altre condizioni che alterano le emozioni. Incantesimi elevati. Resistenza alla magia scintillante. Sempre armato. Ah, non può essere disarmato. Infligge 1-4 danni da forza extra con gli attacchi senza armi. Rivestimento di resistenza. Gortash è immune ai danni da tuono. Resistente ai danni fisici ed elementari per un turno. E un'azione bonus extra è più 3 metri di velocità di movimento. Però un turno rimanente. Vabbè. E anche danni da fuoco immune. Va bene. E poi ci abbiamo i soliti. Ma quanti sono? In 2, no? In 3. Consiglio di ferro l'ho. Ma io, guarda, colpirei. Lampadario, farlo cadere in testa. No, colpire le macchine. Questo qua delle granate dà fastidio. Però attacco furtivo su di lui avrebbe effetto. L'attacco furtivo, dai, okay. Visto che abbiamo dei vantaggi, colpiamo questo, va. Excellent. Ok. Ah, inceneritore. Oh, c'è. Ok. Allora mi sposto un po', però qua vengo preso ugualmente. Che palle ste macchine. E facciamo, no, basta, direi. Non ha più lo scudo. Ammazza, cos'è? Non reagire. Che ho lanciato? Inizia, quanti danni ha fatto? Allora, sai cosa facciamo? Che venga lui da noi.
Questo l'abbiamo preso, ok. A 357, non l'avevo visto la vita. Ne ha un po', eh. Si attacca con la balestra. Forse potremmo avere un vantaggio con la nube di oscurità. Quindi sì, la nube con l'oscurità di Shara. Facciamo così. Così non può fare. E io arretro. Sì. Fammi arretrare con cuore scuro, va. Questo scoppia. Facciamo così. No, così. Io li distruggerei questi, perché si sa mai. Così. Ah no, percorso interrotto. Proprio difendono. Ah, hai capito. Percorso interrotto. Devo mettermi qui. Devo mettermi molto di lato. Vai. No, dominato no, ti prego. Quindi devo beccare quello. Parla di terrore. Allora, dovrei beccare questo, ma facciamo una cosa. Potrei evocare 4 ghoul o trasformarmi in Belva. Tanto dopo sicuramente un riposo lungo lo faccio. Magari mi trasformo in Belva, dai. Sì. Trasformiamoci in Belva. Ok. Faccio così. E mi metto qua. Ok. Ok. Il fatto è che tocca prima da stare un po'. Ah, che ha beccato la bomba. Vedi, tocca prima lui, porca vacca. Magari becca la Belva. Questa qui, vediamo. Quanto ci metti? Devo cliccare un po' di volte. Cos'è? Rivestimento di resistenza malfunzionante? Cos'è sta roba? La colta di forza non sta funzionando. È vulnerabile ai danni elementali per un turno. Ah, non più. Siamo accecati. Guardia riflettente. Noi siamo lontani. Cos'è sta roba? Qualsiasi proiettile lanciato contro questa unità viene riflesso sul lanciatore. Ma noi non gli spariamo, quindi. Noi possiamo provare a però interrompere l'oscurità e dominare persone. Fa vedere una cosa. Movimento non sufficiente. No, volevo solo vedere la percentuale. Non me la fa vedere. Non me la fa vedere. Vabbè. E allora, se faccio faro di speranza. No, sono tutti troppo lontani. Non so se evocare un alleato. Un danni da tuono. Quindi il genio non va bene.
aveva particolari. No, adesso è resistente al tuono. Vabbè, comunque il genio non va bene. Potrei fare la piaga, però la piaga becca tutti. E non abbiamo più la protezione dell'oscurità. In effetti. Però fin dove devo avanzare? Secondo me va bene. Però ci siamo noi in mezzo. Se no la piaga, fammi vedere, fare in modo aspetta, così ci becca, così non ci becca, farla qui, vai, olè, distrutto tutto. Piaga degli insetti, ok. Ok. Noi però... Ma siamo paralizzati. Ma siamo fuori. Ok. Facciamo magari... Ah, se qualcuno mi sa che si è anche deconcentrato. Astarion è tornato in sé. Evochiamo un'arma, ma si fa sempre comodo, no? Bello spadone. No. Ok. Beh, adesso che non c'è più l'oscurità, io colpirei questo, però... 6-13 danni, questo ha robustezza. Vero? Sì. Almeno 10 danni, ma se mi avvicino scoppia, quindi non va bene. E niente, allora andiamo qui. Tanto questo anche se spara non ci becca. E becchiamo questo. Vai, vai, becchiamolo. Ok. Mi colpo critico mi ha fatto. Dobbiamo curarci. Mi ha spinto via, grazie. Ah, siamo... ci ha protetto anche a noi. E bravo Gortash. Ok. Aspetta, chi tocca? Un po' di inceneritori qui. Ok, e poi scoppiano però. Posto? Pensa, pensa. Tocca ad Astarion. Astarion mi fa... Facciamo che si becca i danni. Sì. Fa niente perché... Vado qui. Lui è proprio... sì. Vai. No, mancato. Bravo, è proprio qua in mezzo. Ha preso. No, ha deconcentrato cuore scuro. Cuore scuro deve curarmi. Deve curarmi. Provoca attacco di opportunità. Perché è solo che non ci arriva, infatti. Il bersaglio è troppo lontano. Comando fermo. E se facciamo disimpegno è un'azione. Se no si becca i danni. Sì, dai. Reazione. Oh, va. Va qui. Ok.
Ah, non ci arriva. Proprio di così non va. La bomba è troppo lontano. Che facciamo? Ah, ho ancora piaga. Facciamo piaga? No, non abbiamo più slot di livello 5. Però possiamo usare quello di livello 6, che fa danni extra. Il che mi piace, quindi facciamo così. Ok, bene, dai, insomma, i danni li sta ricevendo, mi fa piacere. Ma mi sa che si è distrutto il lanciagranate, più o meno male. E facciamo però la guaritrice di livello 4. No, su di lui, dai. Ok. Tocca a me. Purtroppo la forma di Belva non ha troppo funzionato. Io col passo velato. Passo velato è un'azione bonus. Non posso curarmi. Aspetta che sto pensando. Perché pensavo di evocare magari dei ghoul che mi danno una mano. Però volevo anche curarmi. Se no sto lì, evoco dei ghoul. Questo però scoppia. Non posso stare qua. Questo scoppia. Porca vacca. Volare, però passo in mezzo agli insetti. Se no vado di qua. Dai. Ah, mi ha preso. A saperlo passavo in mezzo allora. Cioè. Evoco i ghoul. Posso, sì, qua uno. La serva non è visibile, to due. No, anzi, diciamo uno, due, tre. È mo' di barriera. Olè. E poi ci curiamo. Ok. Ok. Vai. Questa è morta, perfetto. Perfetto, la piaga ha fatto il suo dovere. Fermo su Astario. Sì, questo ha rotto, eh. Arma spirituale, vai che ci arriva. Sì. Critico, attenzione. E uno eliminato. Però vedi che quando muoiono gli fanno male. Ok, chi tocca? Oh oh, forse scoppia. Scoppia, però prende anche questo. Ah, no, no. Abbiamo fatto 10 danni, vabbè, siamo resistenti. Aia. Ah no, cuore scuro dov'è? Bordello, aspetta. Mancato. Preso. Cuore scuro è per terra, Lightzel.
Colpisce lui, dai, Lizel, porca vacca. E così. Ok. Non la posso lanciare, lancio una pozione. Ce l'ho. Faccio... lancia. Peccato che non l'hanno messo. Separo oggetto. Devo fare così. Ecco. Lancia. 30%, dai, sono sicuro che... Ok. Poi... Posso fare... Azione bonus. Ah, ma c'è un'altra bomba. Ma dai, ma basta. Ste bombe. Scusa, per prenderlo devo andare qui. Facciamo colpo distraente. No, colpo distraente con l'arco. Va bene. Curiamoci così, va. Ok. Beh, io mi allontanerei così. Ok. Quindi c'è Lizel vicino. E avvolgi, diventa di due la tua cassa armatura. No, azione bonus. Vabbè, se no facciamola, dai. Per ora facciamolo, poi vediamo. Tocca a me. E questo scoppia, quindi mi devo spostare. Io mi voglio avvicinare a lui, ma vediamo se... Sì, e allora andiamo. Facciamo una bella punizione divina. Secondo me è distratto. Sì. Di livello 3. 98%. Perfetto. E io gliene faccio un'altra di livello 2. Oppure posso dargli fuoco. ...14-43 danni... Sì, diamogli fuoco, così ogni turno subisce... Vai e... No. Ok. E abbiamo concentrazione. Tanto i ghoul mancano. Vabbè. Cavolo, 41 danni, maledetto. Capito cosa fanno? Beccano le granate. Poi tocca ai vari inceneritori. Mi ha spinto via. Quello è scoppiato. Tocca... Ah, questo. Tocca a me. Io vado qui. Ah, potrei farlo. Dado di luce celestiale. Vai. Un bel po' di danni, così. Così. E me magno... Ci arrivo, sì. Ecco, sono felice, ok. Ok. E
Dove vai? Aspetta, cos'è che abbiamo? Non mi ricordo, fammi. Ok, livello 1, livello 1. Ok. La mano nera. Avatar della tirannia. Che sta facendo? No, qualcos'altro. Concentrazione interrotta. Vabbè, in effetti mi sembrava strano non ci fosse un avatar o un qualcosa di suo. Comunque il Guglia ha interrotto quella cosa che stava facendo. Mi fa più che piacere. Cuore scuro. Fammi vedere. Vabbè, sei ingigantito. Ah, è resistente, è immune al fuoco adesso. Ok. Immune alla forza. Insomma, ha guadagnato delle resistenze. Immune al tuono. Però per un turno solo. Sì, vedi, rivestimento e resistenza. Facciamo. Non ce l'ho più, livello 5. È rimasto questo a rompere un po' le balle. Magari mi difendo. Non so. Difendo. Sì, difendo noi tre, dai. Ok. E to, evoco un'arma. Abbiamo detto che è resistente un po' a tutto. Sì, quindi è indifferente. Facciamo. No, uno spadone. Ok. Sei troppo lontano. Conviene. Ma sta mano poi. No, non è selezionabile. No, è sta roba. Ah, pugno di Bane. Che però è appena apparso. Non so se andargli proprio sotto. Se è immune a. Cioè, è resistente un po' a tutto, però. Se no aspettiamo un turno. In questo turno. Allora, facciamo che comunque mi sposto. Comunque non ci arrivo. Non ci arrivo. No, dobbiamo curarci. Quindi mi avvicino così. Mi curo. Ok. E dopo di far qualcosa, to. Beh, dai. No, non usiamo i dadi. Mancato. Ok. No choice but to keep going. Tocca a me. Allora, io sono concentrato. Quindi mi sa che ho disponibile quella roba. Sarà questo per lanciare questo in grado di essere concentrato su un altro incantesimo. Se il bersaglio si stava concentrando, recuperi anche una montagna di punti ferita pari ai danni inflitti all'incantesimo su cui ti stavi concentrando. Terminerà 6,36 danni. Ah no, se si stava concentrando, ma non è concentrato. Cioè io sono concentrato, ma lui non è concentrato su niente. Era concentrato prima, ma il ghoul l'ha deconcentrato. Quindi
Però gli potremmo fare 6-36 danni, ma secondo me conviene che mi avvicino e lo becco e lo colpisco così. Dai, facciamo però, mi metto qui. Ok. E no, vado di attacco normale, dai. Sì. Provo a frastornarlo. Vediamo. Oh, è frastornato. Non reagire. E colpiamolo. No. E colpiamo. No, basta, è vero. E no, è basta. No, e mi bevo. Questa magari. Ok. Ok. Aia. Colpo critico. Che è questo? Non l'avevo visto. Chi è? Ah, manifestazione della tirannia. Attenzione. Ah, 10 di vita. Non è che è proprio. È incendiato. Etereo, immune a forza, veleno e psico. Ma secondo me basta sconfiggere lui e magari sti due cosi spariscono, eh. Ho questo presentimento, comunque. C'è ancora lui. Io andrei, guarda. Ah, qui ci sono ancora. Oh, questo qua. Ah, anche qui c'è manifestazione della tirannia. Lui ha 93 punti vita più 117. Non so se io comunque esco. Ok. Vedi, vedi? Ste granate maledette come rompono. Però magari forse conviene comunque attaccare su di lui. E magari fare. O magari fare la freccia dei molti bersagli. Che non trovo, ovviamente. Ah, magari è più giù. Aspetta. Non la trovo. Ok, la trovo così. Ce ne dovrebbe ancora una. 21-40 danni. E dovrebbe beccare almeno anche quelli vicini. Dai, possiamo fare così. Ah, va che è sparito il tizio tiranno lì. L'emanazione della tirannia. Facciamo colpo accurato su di lui. Tanto prima l'abbiamo preso, fortunatamente. E basta. Catena di torsione. Ecco, adesso è concentrato. Non so cosa sta succedendo. Contrattacco. Concentrazione interrotta, a posto. Colpo grande i ghoul comunque. Oh. Hanno poca vita, ma comunque creano disturbo. E comunque non sono male. Non sono per niente male. A 93 più 27. Cuore scuro non sta benissimo. Magari. No, se questa la colpisco. A parte che è appena arrivata, quindi poi a stare non si può spostare. O potrei risolverla subito, magari. Porta dimensionale. Prendiamo
avversario troppo lontano, basta avvicinarsi. Così lo portiamo via da sta granata che non si sa mai. Così. Destinazione, lo portiamo di qua. Hop. Ecco. Così la granata può anche esplodere. Però livello 4, E diciamo che si cura, dai, con questa pozione. Perfetto. Invece l'Aezel, mi sa che conviene che becchi. Ah, provoca attacco. Ma chi se ne frega se provoca danno di opportunità lì. Attacco di opportunità. Noi andiamo di magari colpo distraente. Ah, vedi, invece no, non l'ha attaccato. Vai, vai, andiamo. Scarichiamo tutto. Io ne approfitterei. Usiamo pure azione impetuosa. Possiamo fare infatti, facciamo questo. E ok, non ho più dadi, allora attacchiamo normalmente, dai. Vai. Ah, usiamo questo, spezzamento. Perfetto, di tutto e di più. Oh, dai, 25 di vita, Qua adesso lo secchiamo. Facciamo sta deflagrazione concentrata, non l'ho mai fatta. Facciamola. Solo 11 però. E vabbè. Sì, perché se lui aveva un incantesimo, guadagnavo anche tot punti vita. Forse bastava che attaccavo e finiva qua, in effetti, come mio solito. Vabbè. Facciamo che per sicurezza faccio questo, va? Ok. Tocca a tizio. E muore. Ok. Ah, tocca la spada, vediamo. Immune danni da forza. Ah, cavolo, vabbè. Tirato il cazzotto al anche sta mano tira la stessa cosa. Qui forse scoppia qualcosa, non lo so. Ah, ma è pieno di manifestazioni della tirannia, vedi? Vabbè. Ma Astarion, forse è giunto momento. Ecco. Regicidio. E anche Bane è andato. Però chi? Ah, dobbiamo colpire forse la mano. Fa vedere. Cos'è? Regicidio. Sarà uccidi. Uccidi a tutti. No, famiglicidio. Tu vieni dalla famiglia Toro, regicidio. Giustizia Goensi, infatti. Sì, ma chi devo colpire? Che c'è ancora il combattimento. Sta mano, forse. Ma io me ne devo andare, però. Ma facciamo così. E vedi che se ne vanno. Dobbiamo andare. Chi ce l'hanno? Ah, con questo. Allora, cuore scuro si allontana. Perché secondo me non può essere colpita. Poi non lo so. Via. E dai, ancora ste granate. Facciamo così. Ecco. Va bene. L'Aezel, perché vedi? Vedi che non l'ha.
No, non la... No, non la... Dunque, con... Scusa. No, però io me ne vado. Prossimo esplodere ancora. Ma dov'è il... Ma questo è ancora attivo? Ma robustezza. Vabbè, io mi sposto, eh. Faccio così. To. Anche qui c'è la granata, to. Hop. Dov'è? Ah, qua. Spostiamoci. Ah, vedi, mancava solo la mano allora, vedi. Posto. Aia. Aia. Mo scoppia. Via, 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 via di qua, via di qua, via di qua, via di qua. Ai 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 ai. Togli l'oscurità che non si ammazza. Okay. Dov'è Astarion? Vai, beccali tutti. Ok. Aspetta. Ok. No. Basta, questo è scoppiato. E poi ci sono questi due qua. Vabbè, poi ci pensiamo. Ok. Raccogliamo. Lancia più uno. Supporto. Dov'è? Lord. Arbalestra di Gortas. Colpo illuminante. Ah, vedi. Sblocco. No, ho sbagliato tasto. Un attimo, ok. Sblocca anche, ha raggio accecante, però quello di Latander è più forte. Colpo illuminante, spara un danno scintillante che infligge un turno di globo radioso al bersaglio. Ah. 4, 18 danni. Queste le mandiamo ad Astario, i soldi li prendo io, chiave di Gortash, biglietto di Elsic. Lord G, sì, se necessario potrei farti rientrare nella casa della speranza, al giusto prezzo ovviamente. Dubito che sarebbero felici di rivederti, non te ne sei andato nel migliore dei modi. Tuttavia tu conosci i tuoi affari meglio di me o di chiunque altro. H del tributo del diavolo, sì. Veste dell'autorità, non puoi essere spaventato né affetto da altre condizioni che alterano le emozioni. Tieni vantaggio proprio intuizione, intimidire. Manda all'accampamento. Pugnale normale. Stivali del tiranno. Tieni un bonus più uno alle prove di caratteristica. Andiamo all'accampamento. Guanto con gemma neterese. Infliggi 1-4 danni da forza extra con gli attacchi senza armi. Tieni un bonus di più uno acide incantesimi. Raccogli. Ecco. E raccogli. No, me la fai raccogliere. Ah, c'è un filmato. Okay. Affrontare il cervello antico. Pool. That's where the chosen imprisoned the brain.
perché metterlo lì? To conceal it, one would imagine, and to maintain the illusion of their own control above ground. Dito la roba si sposta. Ma non mi interessa il suo parere, sinceramente. Dovremmo tornare ai moli della città sotterranea. When we reach the pool, we will find the brain and we will end this. In death, thraldom, or freedom. But a word of caution. Once we cross into the Elder Brain's domain, there will be no turning back. Ok, ho capito. Finish your business here before you proceed. The brain will be waiting for us. Siamo al finale. Siamo al finale. Ok, una volta che siamo andati lì, dove abbiamo scoperto la via per il cervello, è il classico punto di non ritorno. Beh, raccoglito. Ok. Il classico punto di non ritorno. Ma sta roba non mi interessa. Another step forward. Siero opulento. Quanti del servitore della mano nera? Paura. Attacchi senza armi. Vabbè, manda l'accampamento. Vabbè, ma secondo me siamo di gran lunga pronti. Di gran lunga. Sono scontri comunque impegnativi, ovviamente. Anything of use? Ma ci sta, ma noi siamo anche a livello massimo, però. Ok, non so se qua. Ah, qui forse. Open up. Qui è dove dorme lui, ecco. Ah, stivali del crepuscolo infernale. Forse completano l'armatura che abbiamo. Non puoi essere mosso contro la tua volontà. Ignori gli effetti del terreno difficile. Eludere l'infernale. Quando fallisci un tiro salvezza puoi usare una reazione per avere invece successo. Cos'è? Strisciante degli inferi. Teletrasporti in un'area e infliggi 2/16 danni da fuoco entro 3 metri dal punto di arrivo. Questi me li metto. Anche se però rinunciamo al passo velato, in effetti. Che il passo velato potrebbe aiutarci, però praticamente lo strisciante degli inferi è un teletrasporto, solo che fa danno. Riposo breve uguale. Oh, non penso però si possa usare al di fuori del combattimento, però questi sono meglio. Invece non puoi essere invischiato, intralciato, intrappolato, né puoi scivolare sulle fici di un tuo ghiaccio. Invece qua non puoi essere mosso contro la tua volontà, quindi non mi possono spingere. Ignora gli effetti del terreno difficile, cioè velocità in movimento mi dimezzata. Però posso venire intralciato, intrappolato e posso scivolare. Vabbè, però direi che me li metto. Ah, c'è anche una ruba. Equipaggia. Sono ingombrato, vabbè. Grande piano accelerato, l'avevamo già letto. Punti chiave. Vabbè, ok. Sì. Mi pare di sì. E i Patreon, va bene. Possibile raggiungere. Vabbè. Vabbè, devo andare a vendere decisamente. Vendere roba perché ho un po'. Ah, già, ho anche due bar. È vero, cavolo, io li ho presi e non li ho usati. Allora, aspetta, sono questi che mi rendono. Manda l'accampamento. Manda l'accampamento. Comunque devo andare a vendere perché ho della roba da vendere sicuramente. Quanto darmi del tiranno? Posso anche mandare all'accampamento. E vediamo, mi devo organizzare io off screen a chi dare l'arbalesa, se darla a qualcuno, eccetera. Qua ho visto, direi che qua abbiamo visto. Fa vedere la mappa. Roccia del dragone, missioni.
Comunque e tre, le gemme neteresi in nostro possesso, è il momento di raggiungere la pozza morfica e affrontare il cervello antico. Dovremmo dirigerci nelle fogne, sì. Poi c'è controllare o distruggere. Sì. E vabbè, ma io direi che possiamo anche andare. Tanto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto. Mi riorganizzo un attimo. Qua dovrei aver preso tutto, credo. Faccio un riposo lungo, anzi lo facciamo insieme. Riposo lungo, però magari vado... i fogni cittadini, no, vado... Sì. Così vado direttamente a vendere, dai. Vado direttamente a vendere. Magari proprio al tributo del diavolo. Poi ci rivediamo insieme, ci rivediamo all'accampamento, riposiamo e andiamo diretti. Altre missioni non ne ho. A parte quella di Orpheus, ma appunto ho letto che la si completa andando avanti con la storia principale, quindi non mi devo preoccupare di saltarla. E basta. Siamo giunti, mister. Siamo al 104esimo episodio, insomma, dai. No, vediamo solo se succede qualcosa, forse no, forse sì, boh. Forse no. Ah, ecco. Cavolo. Elder Brain triggered their transformation. But was it deliberate or accidental? Abbiamo tre Mindflayer così che si sono trasformati, però sono deboli. Do. Ammazziamoli. Siamo sorpresi, ma... Tutti sorpresi. Abitazione. E beh, adesso il cervello antico è sempre più libero, anzi praticamente è libero. Diamo una mano. Ah, il sangue... biancastro, argentato. Fatto bene a non interrompere la registrazione, non sentivo che sarebbe successo qualcosa. Quindi l'ha ucciso. Finito? Così Astarion magari. Ok, Astarion completa. Oh, non puoi raggiungere destinazione. Aspetta. Dov'è? This way. Ah, dai, non ci arrivo. Porca vacca, mi volevo organizzare. Eh no. Posso fare scatto? No. Ok. Ma meno male. Ok, uno è andato. Sono deboli, sono nudi. Ok, cuore scuro. Anche cuore scuro è bloccato. Ma che cavolo. Però non arriva. Lightzel. My path be true. No. Movimento insufficiente. Ok.
cazzotti. Porca. Tocca a me, io volando. Vediamo, arrivo fino qua, andiamo. E vediamo di beccare questo qui. Colpo critico e a quello non ci arrivo. Astarion. Fammi. No, movimento non su. Sì, fammi qua. Dai che ci arrivi. Ok. Ma già lo sappiamo dove si nasconde, imperatore. What's inside? Non ci avevano niente, immagino. Vabbè, come ho detto, però vorrei. Mi fate vendere. Vado al tributo del diavolo, vediamo. Non dimmi che mo dei cittadini si trasformano mentre vado. No, vero, posso vendere, sì? Sì, ok.